My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici, io sono tornata con Igor Pasin. Ciao Igor. Ciao. Allora, riprendiamo la nostra storia del country e parlavamo degli anni 90 nella scorsa puntata e mi parlavi appunto di quello che è successo in Italia progredendo anno dopo anno. Che cosa c'è stato di rilevante in questo periodo? Adesso andiamo su cose che sono più tecniche, un po' quelle che hanno creato le differenze di ballo che ci sono adesso per quelli che si possono definire i vari stili country. Mi stai parlando dell'Italia o mi stai parlando dell'America? In questo caso parliamo dell'America, perché comunque è partito sempre tutto quanto da lì. E, diciamo che come parte più evolutiva, quella che si stava facendo conoscere di più sotto l'aspetto della musica country, che aveva degli interessi, era Nashville, dove ci sono le case editrici. Ok. Loro dovevano lanciare quelli che sono quella che è la musica country, dovevano vendere più dischi. Vedendo il successo che aveva la line dance, quei pochi balli che venivano fuori da queste vecchiette, diciamo così, che facevano VHS, erano alla ricerca costante di nuove line dance per poterle proporre, per poter vendere più musica. E hanno fatto un'azione molto intelligente, che è stata quella di andare alla ricerca di quelli che potevano conoscere line dance country per poterla poi promuovere e proporre alle scuole di ballo. Vanno perciò in Texas, vanno in Kansas, vanno dove si erano evolute queste prime line dance, ma non trovano effettivamente una persona che li potesse insegnare. Ed erano comunque pochi balli, non ce n'erano tanti di queste line dance, quelli che si conoscevano erano già stati messi su VHS, diciamo così. Allora hanno pensato e ragionato, per poter vendere di più la line dance e poterla proporre e trovare qualcuno che abbia già un circuito che possa funzionare. E lì si sono rivolti a dei grandi nomi di maestri di ballo che facevano altri stili. Okay. E si sono rivolti perciò a maestri di altri della costa est, che erano le scuole più grandi, e si sono rivolti al comitato olimpico che trattava la danza. Perciò hanno trovato delle persone molto influenti che avevano la possibilità di trovare molte più persone, perché tra le loro associazioni. Certo. Okay, c'erano già i ballerini. E c'era questa grande richiesta di ballo line dance. E lì hanno iniziato altri maestri ad inventare delle coreografie sulle musiche che venivano richieste da Nashville. Perciò determinati cantanti che dovevano magari lanciare in quel determinato periodo e quant'altro, venivano richieste dei balli da costruire su quella specifica canzone, perché così... Ma te pensa? Esattamente. E perciò su quell'album, su quella canzone, quel determinato cantante, quello che bisognava lanciare in quel momento, hanno perciò sviluppato un ballo che veniva sempre fatto su musica country, ma un po' più personalizzato in base al maestro che andava a proporre la line dance, che inventava la line dance. Perciò ci siamo trovati con dei maestri di funky, di hip hop, il primo è stato l'hip hop, poi c'è stato il funky, poi c'è stato la classica, poi ci sono stato il valzer, dei grandi maestri che hanno creato delle line dance su musica country, mettendo anche un po' del loro stile. Perciò c'è stata questa evoluzione. Contaminazione di altri stili. Diciamo sì, c'è stata questa contaminazione, come anche giusto sotto un certo punto di vista, perché comunque l'America è un insieme di varie realtà. Perciò c'è stata un'evoluzione più legata alla cultura, che però non ha avuto quella grande crescita. Non è mai stato scritto un ballo, non è mai stato filmato, non è mai stata creata una parte commerciale su quella situazione. Mentre sta iniziando in maniera molto prepotente nella costa est
questo nuovo tipo di ballo e ha avuto un successo maggiore, un riscontro molto più grande, perché il maestro che la insegnava aveva già centinaia e centinaia di iscritti sotto, di allievi, eccetera, che lo divulgavano. Esattamente, e lì è nata l'insieme di questi maestri in un'associazione che si chiamava UCWDC. Ok. Okay. Ed è quella che ha fatto riconoscere il country sotto l'aspetto delle gare, delle Olimpiadi, una federazione internazionale che aveva degli agganci anche in Europa. Nel 92, adesso non ricordo, 92-94, Joe Thompson, che era un insegnante di altri stili, è riuscito a far riconoscere quello che era lo stile country come danza. Perciò c'è stata, diciamo, questa evoluzione. Perciò ci siamo ritrovati degli stili di balli che hanno avuto la loro evoluzione con la musica country, con appunto altre influenze, ed è quello che si presenta per la maggior parte oggi in Europa, anche perché le musiche che poi si sono adattate a quelle movenze, a quel modo di personalizzare le line dance, erano più orecchiabili al pubblico europeo. E quindi io, che non ne ho un'idea, sento la musica orecchiabile, imparo subito quella line dance, mentre quella là magari è un po' più complicata, la lascio perdere. No, non è neanche il discorso di più complicata o meno complicata. Può essere più complicata perché avevo uno stile diverso. Io, che sono magari abituato con uno stile che è più funky. Ok. Mettermi su uno stile che è un altro stile, faccio comunque più fatica. Okay. E questi stili nel country hanno preso altri nomi? Allora, inizialmente con lo stile WDC, almeno quando io sono venuto a conoscerla, c'erano 5 stili. Probabilmente è nata con uno e poi si è evoluta. Questi 5 stili erano il Cuban, che era un po' il latinoamericano. Il latinoamericano sul country? Sì, stile Cuban si chiama. Incredibile. Era l'Ilt. Era lo smooth. Lo smooth è quello che si avvicina di più allo stile collegato attuale, alla cultura. Ah, ok. Ok, non era quello, però è quello che si avvicinava di più. Poi c'era il funky e poi il valzer. Io qui fermo perché secondo me, cioè, ne abbiamo aiosa. Fermi, vi aspettiamo la prossima settimana, non mancate. Intanto continuo a parlare con Igor, così io le so prima di voi queste cose. Igor, grazie davvero, grazie a voi. Ciao, ciao, alla prossima. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly.